Siamo in partenza a chi soprattutto? Io e nonno siamo in direzione Roma per andare negli studi Rai. La Rai. In che senso? Aspetta. Buongiorno Antonio, piacere di conoscerti. Sono autrice di Rai 1 del programma Italia Sì. Ciao, piacere di conoscerti. Abbiamo visto dei tuoi video in cui suoni con tuo nonno. Noi stiamo facendo un contest, nonni e nipoti, in cui ci sia un bel legame tra i due che abbiano una passione in comune. Quando posso chiamarti? 5 minuti ci sono. Cioè, assurdo, Rai, cioè, mi ha contattato la Rai, assurdo, incredibile. Allora, se non ci arrivi con le dita, utilizza il polso, cerca di ammorbidirlo. Guarda, un conto è fare questo, rigido, guarda. Io riesco a ruotare, riesco a fare questo. Guarda come ci arrivo veloce. Cerca di fare il polso. Cerca di fare il polso morbido. Se tu fai il polso morbido, hai già fatto il 50% del lavoro. Prima a me. E poi fa entrare il E poi fa nonno. entrare il nonno. E tu te ne esci. No, no, anche io Ah, rimango. siamo assieme. Allora poi continua a parlare tu. Tu digli che sono sordo muto, cazzo. Sordo muto? Beh, sordo sì. Muto no. Cioè, ci pensi che ci guarda tutta Italia sta cucchia? È quello che mi dà fastidio. Cioè, tutta Italia. Cosa diranno? Cosa diranno? Sembra poco questo, che ti vedono tutti. Poi l'hai messo anche in Facebook. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo fatto check-in. Check-in. Mi hanno spogliato. Saluta. Non dici niente. Cosa gli dici? Saluta. Tante salute dall'aeroporto di Alghe. Dove stai andando? Sto andando a Milano. No, a Milano. A Roma. A Roma sono ah, andato. Ecco. Mi sta ammazzando, cavolo, mi sta ammazzando. E per così poco. Ma adesso tu non puoi filmarmi qua nell'aereo. Come credo? No, non posso usare internet, filmare sì. E lo mandi a tua mamma? No, lo metto su YouTube. Saluta gli amici di YouTube. E cosa gli dico? Gli amici, saluto gli amici di YouTube. Saluto tutti gli amici di YouTube. Come? YouTube. Tutti gli amici quindi fra poco ci ascoltate lì a Rai 1. No, ci hanno già sentito. Attenzione con che stecca non vi prende. No, ci hanno già sentito perché questo video esce dopo. Eh? Questo video esce qualche giorno dopo che andiamo in onda. Sono in diretta. La diretta è, cioè, su Rai 1 è in diretta. Però questo video qua esce qualche giorno dopo. Ah, così. Questo qua lo danno su canale 5. Io mi trovo bene in campagna a zappare, a fare, piantare l'orto, pungere le pecore. Non così, no? E qua ti stanno trattando come un re, quasi. Cavolo, ma sì, lo so che ti trattano bene, però io sono abituato all'aria aperta. Adesso io sto morendo perché tu non mi sento così. Aspetta, che abbasso il finestrino. Oggi vi iniziato. Guardiamo, Quindi come vi chiamate? Non guardarmi. Come vi chiamate? Quindi come vi una chiamate? Dedica? Io Franco, Francesco, Franco mi chiamo. Antonio Franco. Antonio.
iniziato con lui praticamente. Ho iniziato con me. Poi lui è andato a scuola, al liceo musicale, si è diplomato. Eccoci, siamo appena arrivati a Roma. Io ho sempre la valigia dalla fisarmonica che mi hanno prestato in spalla, l'altra è qua. Io sono pronto. Questa qua è la mia camicia con scritto chi balla vive meglio. Non riesco a girarmi. Nonno è nell'altra stanza che sta suonando. Adesso andiamo a disturbarlo. Sorridi. Racconta, com'è andata? Com'è andata? Racconta. È andata benissimo. Siamo stati forti. Antonio è più forte di me, già lo so, perché è più giovane. Ti sei divertito? Mi sono divertito, ho conosciuto gente in gamba, gente... Giulia si chiama. Giulia, aspetta la prossima volta. Eia. E Marco non mi ha fatto molto parlare, non voleva. Meno male. Anche troppo è parlato. Antonio mi fa incazzare sempre. Certo. Adesso preparati per la finale. La finale gliela faccio io. Comunque tutta gente alla mano. Sì, io l'ho visto, sì, la metto in gamba. E comunque gente preparata che fa questo qua di lavoro. Quindi. Cavolo, sono veramente in gamba. Non ci credevo veramente. Monica, quando io volevo studiare pianoforte, ma mi ha accompagnato alla cieca in questa avventura emozionante, sfidando anche la sua paura per l'aereo. Alla fine, come al solito, non se ne voleva più andare. L'autista ci aspettava per più di mezz'ora fuori dagli studi. Però, la prossima volta non dire in diretta nazionale che ti facevo incazzare, rompendoti i capi da bambino. Grazie a tutti gli amici per il grandissimo supporto e la stima, ho letto tutte le belle parole che ci avete scritto, ho visto tutti i mi piace e le vostre innumerevoli condivisioni. Non pensavo che ci potessero essere così tante persone su cui poter contare. Grazie a tutta la redazione RAI per averci invitato ed averci accolto in questa magnifica accoglienza. Ci vediamo sabato 28 gennaio. Battagliero, brasileirinho.
Bye. Mi pare sia giusto.